ha scoperto che piange, ovvero che perde linfa da alcuni tagli. L'altro ieri non me ne sono accorto, su alcuni. Me ne sono accorto adesso appunto con la luce, ho visto una goccia che usciva dal mastice e allora ho preferito aspettare ancora almeno fino a gennaio, quindi una buona settimana. In teoria dovrebbe smettere di perdere linfa, anche perché devo fare dei grossi tagli ancora qui dietro, devo togliere questo apice qua e sicuramente anche questo, ma lo valuterò in futuro, si vedrà poi. Quindi dopo aver scoperto che appunto piange, che perde linfa, sperando di... Ho visto solo una goccia, quindi in teoria non dovrebbe aver recato danno. Ho messo su mastice, appunto dove c'erano già i tagli, e in più l'ho messo su una stagnola per proteggere ancora di più da eventuali perdite o comunque col freddo e tutto è meglio. Preferisco essere più prudente e mettere un giro di stagnola che comunque male non fa. Niente, quindi ci rivedremo a nuovo anno per poter effettuare appunto gli ultimi tagli ed eventuali innesti che devo fare. Quindi appunto è inutile andare a bucare perché dovrò fare innesti a foro passante, quindi non mi conviene forare adesso rischiando ulteriormente. Usare questo come apice futuro e margottare qua in modo da non tagliare proprio pesantemente. Perché qua è abbastanza martoriato, hanno fatto dei tagli un po' così. Ci aggiorneremo sul futuro di questa pianta. Siamo all'11 gennaio, quindi sono passate 2 settimane praticamente perché ho voluto aspettare anche il calendario lunare, anche perché quando avevo potato era in luna crescente, quindi secondo me ha anche influito sulla cosa. Ora ci concentreremo sugli innesti. Quindi andiamo. Andrò a fare un innesto qui, in modo tale da recuperare questo pezzo e poi in futuro creare più conicità con un altro ramo più fine, più in alto. Fissare un tirante per questo. Su questo pezzo qui siamo sulla parte posteriore adesso. Questa parte qui verrà eliminata in modo da riprendere conicità perché questa è troppo lunga. Con questo qui faremo l'apice.
Per precauzione, comunque, se ci dovessero essere ritiri di linfa, almeno siamo un po' più sicuri. Ok, girato l'albero, andiamo da più vicino. Tutto sommato, andando su, non è poi così male. Questi due rami qua possiamo tenerli. Ovviamente qua andiamo un attimo a ripristinare i tagli, in modo tale che cicatrizzino e comunque seguono una linea senza bozzoloni che fuoriescono. Qui sopra andiamo a, to a togliere questo in modo che questo crei continuità e poi ci siamo. Poterò poco anche qua, questo qua è da filare purtroppo, che col tirante mi serve un attimo di movimento di qua, è meglio se gli do un giro di filo. Questo è un bel callo da fare, ma bisognava farlo, anche perché bisogna stare attenti, si può ascellare. Successivamente andiamo a tagliare questo. Allora, questa porzione di ramo qui, vedete come è proprio tubolare, che bisogna toglierla. E poi è molto alto, qua arriva l'apice, è altissimo. Se scegliessimo comunque di tenere il leader principale senza margottare, questo qua comunque sarebbe alta. Quindi effettuiamo un taglio qui e questo sarà il nuovo apice della pianta. Bisogna stare attenti ai nodi. Siccome questo è scollegato dal tronco principale, ovvero che continuava di qua, se noi andiamo a potare troppo, rischiamo che ci rimanga in mano il rametto, perché andiamo a tagliare il nodo da dove è nato e quindi possiamo dire addio all'apice. Quindi ora faremo un taglio grezzo e poi dopo negli anni andremo a fare con calma tutti gli step per portare il taglio a chiudersi bene e avere una buona conicità. Ok, il lavoro è terminato. Da qui in poi purtroppo l'audio si sente male, quindi faccio una registrazione a parte in modo di spiegare un po' il lavoro che abbiamo svolto. Ho messo sopra quel telo appunto per quando andrò a eliminare forse il pezzo sopra in modo da, come si può vedere, usare il ramo di sinistra che ora vi indicherò, usandolo appunto come ramo di continuità. È un po' brutto da vedere così anche con la carta stagnola, specialmente il ramo o albero, quello di destra. Però purtroppo appunto per sicurezza e può anche sembrare un po' stile conifera, ma adesso è così, cioè bisognava fare le cose dal principio, se no ce le si porta avanti col tempo e poi bisogna ricostruire tutta la pianta.
Quindi anche i grossi tagli che ho fatto bisognava farli per lo stesso motivo. Ora vi farò immaginare come verrà il lavoro quando sarà di un ottimo livello di ramificazione. Come potete vedere, più o meno sarà così. Adesso sarà un po' più naturale, un po' più arrotondato come disegno finale. Non ci saranno così tanti spazi come in questo abbozzo. Diciamo che sarà quasi un tutt'uno. Una chioma quasi, quasi unica. Ho messo anche il settimo albero che poi andrò a innestare, che non sarà proprio un innesto, ma sarà proprio un. Si ingloberà da solo, lo incastrerò dentro e si ingloberà perché dietro lì abbiamo un pezzo di radice che viene fuori e ci sta giusto per farlo passare uno. Ora farò un 360 gradi della pianta e andremo a vedere il lavoro svolto.